tutta la provincia di Imperia è ricca di testimonianze storico-artistiche di grande pregio, che abbracciano un arco cronologico vastissimo. Tra le tante eccellenze sparse sul territorio, due paesi spiccano per originalità: Valloria e Bussana Vecchia. Valloria è un piccolo villaggio circondato da oliveti nel comune di Prelà. Nel 1994 l'associazione Amici di Valloria ospita 18 pittori col compito di interpretare artisticamente le porte delle stalle, dei magazzini e delle cantine, avviando la trasformazione dell'abitato in pinacoteca a cielo aperto. Nel 2007 Valloria festeggia 100 dipinti, ciascuno eseguito da un artista differente. Un numero di opere oggi in continua crescita, per un paese vivace dove festeggiare, seguendo il motto «A Valloria fai Baldoria». Facciamo un passo indietro nel tempo. Il 23 febbraio 1887, un terribile terremoto rade al suolo diversi borghi dell'entroterra. Tra i più colpiti, Bussana, evacuata ed abbandonata dall'intera popolazione che fonda più a valle l'odierna Bussana Nuova. Negli anni 60 dello scorso secolo, gli artisti Mario Giani, in arte Clizia, Vanni Giuffré e Giovanni Frontè danno il via all'occupazione e rinascita del borgo, seguiti da numerose personalità provenienti da tutto il mondo. Bussana Vecchia si trasforma così in un vero villaggio dell'arte.